È un nuovo disco per le migliori discoteche, si chiama Valerie Thor, questa volta finalmente canta lei, mentre invece i primi dischi sono stati cantati da una ragazza che prende il nome di Emil. Sotto distribuzione Mara Music, stampaggio invece è Amy Records. Valerie. Il tutto giunge proprio dopo il suo easy. Si chiama Lancelot. Qualcosa di strano sta succedendo nei nuovi brani di Valerie Thor. Infatti per l'estate ha utilizzato una timbrica di suoni molto orientali. Questo è un esempio. Valerie! Valerie! Dopo una base francheggiante entra anche un sequenza elettronico che fa del pezzo un qualcosa di diverso. Attenzione perché lo ascoltiamo quasi fino alla fine, perché c'è un qualcosa che fa impazzire. C'è un coro particolare. Arrivano gli indiani. Whoa, whoa, whoa. I watch on the disco lady. Whoa, whoa, whoa.
un ritorno alla grande per Mrs. Valerie Thor. Si chiama Lancelot. Poi tra l'altro attenzione, perché in uscita anche un suo EP, mini LP. Per tutti gli amici chiamano l'Afro Dance, questo è il vostro motivo. Si chiama Hong Kong e Syndicate, questa è la formazione. O per meglio dire, è colui che si è messo questo nome, perché di formazione c'è ben poco. Infatti è proprio un ragazzo che suona, canta, costruisce la musica. Hong Kong e Syndicate. Parliamo della versione rimissata di Too Much. Too Much. Da sottolineare che questa è la versione Cola Banana. Forse troppo, almeno questo è ciò che dice Hong Kong e Syndicate, la versione rimissata per l'estate 1986, sempre all'insegna del Master DJ. Questi sono i suoni costruiti in casa nostra, un disco realizzato al Master DJ con il studio di Live or Known, si chiama P.E. Pepe. La fuoriuscita del disco non si sa, perché è stato ritirato il brano da riportare su Galvanica per poi fare il transfer e poi essere riportato su vinile, perché ha scelto un pezzo migliore, non si sa se questo lo canterà. Probabilmente rimarrà come provino, se questo succederà probabilmente ci faremo un pensierino sopra. Si chiama Sherry Sherry Lady, per il momento Pepe!
vuoto di civiltà, confusa progenia di cellule ribelli. Volo verso l'universo, la attraverserò. Se stella, fatti vedere, io mi fermerò. Wow, scemi lady, scemi lady, la mia libertà. Scemi lady, scemi lady, oh no. Wow, scemi lady, scemi lady, oh sogno regalata. Scemi lady, scemi lady, oh no. Scemi lady, scemi lady, la mia libertà. Scemi lady, scemi lady, oh no. Chi grida in questa maniera sguaiata è proprio lui, Michele, un vocalist d'eccezione, accompagnato poi dalla Tonia. Si chiama P.E. P.E. Pepe con questo Sherry Lady. Piccolissima parentesi indirizzata al Master Jerry con il studio, e questa volta è proprio la volta del proprietario, si chiama Johnny. Questo pezzo di tastiera mi ricorda un pochino Ron Cucci and Crazy con Winner. Comunque nulla a che vedere. Much afraid. Give me a chance. You know I want your love. Oh, love.
I would delight to try. Your love is just a prize. Your smile is from the sun. I got to have all of your love now. Oh, no. Oh, all the time. Sometimes it just came along. Love is just a bird. Appuntamentissimo, grande, 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 grandissimo alla discoteca Palladium in compagnia del Master DJ. E noi ci aggiungiamo, non dimenticarlo mai. Amici, questi sono due colleghi che non si possono vedere, almeno per quanto riguarda il loro lavoro. Poi sulla vita privata invece sono grandi amici. Si chiamano Riccardo Cioni, ciò che abbiamo appena ascoltato, e poi Steve Martin. L'amico ci ha pensato bene, ha mandato una promozione a Carlo Oliva grandissima, questa incisione a me piace tantissimo, si chiama Toy Boy. Qualcosa che farà impazzire un po' tutti. Forse perché di Made in Italy ha ben poco. Steve Martin, Toy Boy. Primo break musicale per il nuovo disco di Steve Martin. Si chiama Toy Boy, è un giocattolo per i ragazzi.
In questo punto mi ricorda un pochino il recente successo di Denaro, Bad Boy, almeno il sequence. Attenzione perché più avanti c'è una parte, la batteria entra in sussecuzione con un sequence e fa il verso qua, Wang Chung o Princess. Complimenti da parte del Master DJ per il collega che ha fatto veramente qualcosa di buono. Si chiama Steve Martin, direttamente da Livorno, anche questo è un grande disc jockey che, se ben ricordate, proprio nel 1985 ci sono stati due appuntamenti alla discoteca Joy Joy e c'è stato anche il Master DJ, poi anche qui tramite Gamma Radio Luna e tutte le altre stazioni che ripetono il segnale in questo preciso istante come Radio Studio 5 e Radio Arcobaleno. Tre insieme, si chiamano Riccardo Cioni, Steve Martin e Ago. Eccolo qua, il nuovo disco mix di Ago. Ricordate i grandi successi con un paravolo del 33 giri che portava il titolo D4U. Questa volta invece non è distribuito dalla Full Time, ma è distribuito dalla Disco Magic. Finalmente si è accorto che le grandi distribuzioni di Disco Magic funzionano in tutto il mondo, almeno per quanto riguarda i suoni, nonché distribuzioni. A mio parere è un po' alla Martinelli. Si chiama Computer. Grandi suoni e grandi musiche in un appuntamento in compagnia del Master DJ alla discoteca Palladium sabato. Per quanto riguarda la domenica invece, grande chiusura alla discoteca Joy Joy. In my mind.
Radio Luna, Luna. Come me nessuna, nessuna. Giustamente alla Martinelli, un poco anche come in Radiorama, come preferite. Il disco viene scritto da Crivellente Farina e poi c'è ancora un altro tipo che si chiama Agostino Presta, che poi il nome d'arte è Ago. Un grande disc jockey tecnico ci sta veramente fare con la strumentazione, in particolar modo con due piatti giradischi, basti che siano 1200. Si chiama Computer in My Mind. Ricercatissimo un po' da tutti i disc jockey, è stata un'esclusiva Master DJ, ce ne vantiamo un pochino. Si chiama Song for Denise. Mentre invece la formazione si chiama Piano Fantasia. È prettamente strumentale, un po' alla Imagination.